uno dei più grandi conquistatori della storia. Chi è stato Gengis Khan? Che cosa ha fatto di così importante? E soprattutto, come è morto? La storia di Gengis Khan come non l'avete mai sentita. Chi era Gengis Khan? Gengis Khan, pseudonimo di Jackie Chan, è un attore, artista marziale, doppiatore e cantante mongolo. Famoso per le celebri frasi «L'azione nata dalla rabbia è destinata a fallire» e «Il tonno così tenero che si taglia con un grissino». Organizzava matrimoni strategici per le figlie, gli viene così dato l'appellativo di «boss delle cerimonie». Nato da una famiglia, il padre di suo padre era suo nonno. Sappiamo che è stato con così tante donne che 9 dentisti su 10 sono suoi figli. Ma questo non evitò uno scontro coi Tartari, una tribù nomade con problemi gengivali, che sconfisse a colpi di spazzolino da denti. Che cosa significa Gengis Khan? Gengis, per via della discendenza di dentisti e la sua ossessione per l'igiene orale gengivale, e Khan perché i cani aiutano l'audience. Diventa il CEO dell'impero mongolo, l'impero più vasto della storia. Nessuno come lui ha devastato così tanti territori ed è stato così tanto sanguinolento. Per questo riceve la candidatura al Nobel per la pace. Le campagne militari di Gengis Khan. 1218. Le terre controllate da Jackie Chan confinavano verso ovest con il Krvzrem e sì, vabbè, mo me lo dite voi come si legge sta roba, oh. Si racconta che Gengis Khan avesse un falco che portava sempre con sé. Del suo animale preferito disse: «Migliore e più preciso di qualsiasi drone in mio possesso, e non serve manco il patentino ENAC». Prima di morire, il falco ordinò che gli si facesse in onore una scultura d'oro, altrimenti avrebbe sterminato tutti. L'esercito di Jackie Chan era il più forte che mai per via delle tattiche militari incredibilmente efficaci, come bussare alla porta e chiedere al nemico di uscire, citofonare e scappare, spacciarsi per tecnici della caldaia. Il suo obiettivo era conquistare la Cina e quindi la capitale Pechino, ma l'imperatore cinese, per ostacolare la conquista e fargli un dispetto, decide di spostare la capitale a Catanzaro. Vuole conquistare anche l'Europa partendo dalla Bulgaria, ma l'imperatore europeo, per fargli un dispetto, fa spostare la Bulgaria in Francia. Ma nonostante questo, i mongoli erano invincibili perché erano sempre a cavallo, un po' come le mamme coi SUV. Portavano i bambini a scuola a cavallo, anche per soli 100 metri. Andavano in palestra a cavallo, al Bar Planet a cavallo. Ma in Europa, tra bollo e accise, mantenere i cavalli costava troppo. Per di più, arrivato in Europa, si era scordato il telepass. Di cosa è morto Gengis Khan? La sua morte è avvolta nel mistero. Le cause della sua morte e il luogo di sepoltura sono ancora un segreto. Delle tante leggende diffuse sulla morte del grande condottiero e sovrano mongolo Gengis Khan, spunta ora una teoria che sembra ancora più plausibile. Secondo i commenti su Facebook, si dice che sia morto per avvelenamento da colluttorio e che è morto ma sta bene. Più di 2000 persone parteciparono al funerale e furono poi sterminate per evitare che qualcuno potesse rivelare il luogo della sepoltura. Anche i giustizieri vennero poi giustiziati e la tomba non venne mai trovata. Ma se i partecipanti sono stati giustiziati dai giustizieri e i giustizieri sono stati giustiziati dai giustizieri, chi cazzo ha giustiziato i giustizieri? Ce lo faccelo sapere nei commenti, commentando come se non ci fosse un domani. E prima di scordarti del canale, vai subito a vedere il video di Gengis Khan realizzato da Morte Bianca. Trovi i riferimenti qui e nella descrizione del video. E ora puoi scordarti del canale per perderti i prossimi episodi di Storici Male. La storia non è mai stata così. Ma Gengis Khan sta bene!